problematiche all'interno di una palazzina di via Lago di Capestrano, residenti che lamentano la presenza di ratti e anche di liquami che fuoriescono dalle fogne, è così consigliere Pignoli? Sì, tutti quanti avete potuto vedere stamattina la situazione, ci sono litigi, esasperazione tra gli abitanti perché ovviamente le persone non ne possono più di questa situazione di grave disagio che si vive all'interno dei quartieri di Villa del Fuoco, comunemente chiamata Rancitelli. Per l'ennesima volta sono qui a testimoniare le loro difficoltà, mi chiamano sempre, io intervengo sempre perché mi occupo da sempre delle periferie, segnalerò di nuovo questo problema, lo segnalerò anche lì all'attiva perché ovviamente si predica tanto che in queste zone non si fa una raccolta adeguata, che sono sempre sporche, ma se i bidoni sono rotti mi domando io come si fa a fare una raccolta adeguata. Come vedete c'è un chiacchiericcio abbastanza evidente anche tra i residenti perché ovviamente non ne possono più e sono esasperati anche di questa, come dire, situazione che ormai è incandescente, come vedete. Tutto! Che dobbiamo dire? Io ho i topi, ma la sera metto la colla per la paura che mi entra dentro la casa e lui urla la chiappena. Che teniamo da fare? Ditecelo voi. La situazione è che non potevamo uscire più perché guarda, noi siamo tutte persone anziane, ci da portare un bastone per uscire, che fuori che non si è più su passato. Ma dal balcone la mattina se esci ti fai la doccia. Butta l'acqua qua dalla zingara sotto un macello. Non si può. Io ho i canali che. Hanno sempre ragione, non si può fare niente.